Spirito Santo. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come discepolo. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo. L'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re. Pilato lo interrogò: sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Ma essi insistevano: costui solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Presentiamo il pane, simbolo del corpo di Gesù, che si è sacrificato per noi in redenzione dei nostri peccati. Presentiamo il vino, che diventerà il sangue di Gesù. Ti offriamo, Signore, il calice con il vino, che sull'altare diventerà il sangue del tuo Figlio. Ti chiediamo di aumentare in noi la gioia e l'amore che ci deve unire. La corona di spine è la corona di un re crocifisso per amore, una corona vittoriosa, perché è il segno che anticipa la vittoria di Gesù sulla morte, la sua risurrezione alla vita che egli farà consegnando il suo spirito. I chiodi legano l'uomo al suo destino, creano una linea di comunicazione con il Creatore divino. I chiodi rappresentano la passione di Cristo, oggetto di venerazione per i cristiani di ogni tempo. Una donna asciuga il sudore di sangue dal volto di Gesù Cristo con un panno. Rimase impresso il suo volto, quel volto impresso in noi attraverso il battesimo. Presentiamo il cuore di Maria trafitto da sette spade, che rappresenta i sette dolori che hanno caratterizzato il suo cammino di sofferenza, simbolo che rappresenta la nostra devozione. E la benedizione del Signore vi accompagni nella processione che faremo questa sera, e il Signore ci accompagni durante questa settimana santa. Vi benedica il Dio della vita, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Dopo 2 anni di stop a causa del Covid-19, questa sera siamo qui a Favignana proprio per aprire la Settimana Santa. E apriremo la Settimana Santa con la processione penitenziale in onore a Maria Santissima Addolorata. Una processione basata sulla fede, sull'amore verso una figura molto importante per noi e molto importante anche per la popolazione dell'isola. Un ringraziamento va al mio consiglio direttivo e a tutti i collaboratori che anche in poco tempo siamo riusciti a programmare tutta la processione, non solo, perché l'associazione ha fatto anche altre attività, come il giovedì sera abbiamo fatto una veglia di preghiera basata sul perdono, il venerdì la Via Crucis, ovvero la Passione di Cristo, e il sabato sera abbiamo sistemato la Madonna con l'abbellimento con i fiori, l'abbiamo vestita e abbiamo sistemato i vari portatori. Un ringraziamento va al Comune di Favignana, alle forze dell'ordine presenti questa sera, a tutta la popolazione, tutta la cittadinanza dell'isola. Voglio ringraziare anche la banda Nuova Vincenzo Bellini di Favignana per accompagnarci questa sera in questa processione. Un ringraziamento va anche a Presidente dell'Unione Maestranze, l'architetto Giovannello D'Aleo, per averci reso possibile il suono dei tamburi dell'Unione anche qui a Favignana. Voglio ringraziare il responsabile Emanuele Montella e tutti i suoi collaboratori. Ringrazio anche i ragazzi, gli amici dell'Addolorata di Trapani che sono qui con noi questa sera, e un ringraziamento va anche ai ragazzi del Ceto Peccatori di Trapani, anche loro qui con noi questa sera. Che dire, c'è tanta emozione e tanta felicità, perché dopo tanto tempo ancora non ci crediamo. Perciò una cosa che voglio dire a tutti: godiamoci tutto fino in fondo e buona processione a tutti. Che viviamo con fede questo tragitto, accompagnaci Maria in questa strada, perché possiamo davvero entrare dentro nelle tue sofferenze e che tu ci porti alla croce del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, accompagnaci nel mistero della croce del Signore. Thank you.
Maria, Madre dei Dolori, accompagnaci in questa settimana della Passione del Signore. Tu che sei rimasta sotto la sua croce, dona anche a noi in questa settimana di passare, di poter restare sotto la croce di Gesù con te, per poter vivere con te il mistero dell'amore di Dio.